di dire le mie considerazioni che come mio presidente di questa associazione ovviamente ho desiderio di comunicarvi, vorrei fare un'introduzione perché parli anche quello che è il, diciamo così, il traghettatore a questa associazione o comunque la persona che fino adesso ha gestito quello che oggi noi stiamo portando avanti e stiamo cercando di sostenere con grandissimo cuore, con grandissima passione, con grandissimo impegno. È doveroso che il signor Gianmario Specchia faccia due parole per quello che oggi è il protocollo locale. Questa raccolta per poter poi ripartire e poter
potersi quindi riconfermare nel calcio che conta. E quindi noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere, c'è la COPSOL che ci impone determinati parametri tecnico-finanziari e quindi questo credo che sarà il primo obiettivo. Adesso i numeri nei prossimi giorni il commercialista del calcio Portogallo si metterà in contatto col commercialista di questa nuova associazione per poter trovare i modi per poterci essere questo interscambio. E noi come calcio Portogallo, tutto il mio staff amministrativo sta adempiendo agli obblighi previsti, abbiamo proprio in questi giorni pagato gli ultimi stipendi, quelli che servono obbligatori per poter iscrivere a squadra campionato, c'è stato un grandissimo sforzo da parte nostra per poter fare per poter mettere questo primo tassello e adesso tocca a tutti quanti noi poter fare anche gli altri. E con questo se poi dopo alle domande ci sarà qualche domanda specifica risponderò anche io insieme al dottore e ai vari dottori che possono rispondere. C'è qualche domanda specifica tecnica di calcio, sono qui e quindi per me è un bel giorno oggi, sono felice perché quando le idee che uno ha le vedi concretizzate è una soddisfazione, è una grande soddisfazione. Quindi qui siamo partiti con una grande idea, oggi siamo qui l'abbiamo sancita, l'abbiamo concretizzata e quindi credo il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Grazie a tutti voi, sono qui per rispondere poi alle vostre domande. Grazie, passo la parola.